Despite the Roman cold, the Pope held the general audience in St. Peter's Square. A group of Italian children were in the first row, so Pope Francis invited them to ride with him around the plaza in the popemobile. On the way, his favorite soccer team shirt was thrown, and he stopped to drink some mate from Chaco in Paraguay. Then he continued his catechesis on the Mass and explained the liturgy of the Word. He says it's the Word of God, and that's why it's worth paying attention to. E quante volte mentre si legge la parola di Dio si commenta, ma guarda quello guarda quella, guarda il cappello che ha portato a quella, fa il ridicolo e, e si incominciano a fare dei commenti. O non è vero questo? È vero? Si devono fare dei commenti mentre si legge la parola di Dio? Domando a voi, si devono fare? No, perché se tu fa delle chiacchiere con la gente, non senti la parola di Dio. Il Pope ha anche ricordato che è forbidden per for il priest di riportare le leggings con altri texti, come poetry, testimonianze o news. Qualcuno ha sentito che c'è una notizia, legge il giornale perché è la notizia del giorno. No, la parola di Dio è la parola di Dio, il giornale lo possiamo leggere dopo, ma lì si legge la parola di Dio, è il Signore che ci parla. Sostituire quella parola con altre cose impoveriscono e compromettono il dialogo tra Dio e il suo popolo in preghiera. The Pope also said that whoever reads aloud has a great responsibility and he must prepare himself conscientiously beforehand. Cercare dei buoni lettori, eh? quelli che sappiano leggere, non quelli che leggono mi, 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 e non si capisce nulla. Eh? è così, eh? Buoni lettori eh? si devono preparare eh? e fare la prova prima della messa per leggere bene. before leaving he recalled that sacred scripture is not only heard with our ears but also with an open heart in this way what is heard can inspire a person's behavior Amen.